tutto posso in colui che mi dà la forza. Parlami, Signore, ti ascolto. Cristo è risorto. Buona giornata, cari amici. Il Vangelo di oggi illumina la nostra vita e ci accompagna. Accogliamolo e che il nostro cuore possa davvero essere attento a quanto questo seme della parola vorrà produrre in noi. Vangelo secondo Luca 16:9-15. In quel tempo Gesù diceva ai discepoli: fatevi degli amici con la ricchezza disonesta, perché quando questa verrà a mancare, essi vi accolgano nelle dimore eterne. Chi è fedele in cose di poco conto è fedele anche in cose importanti, e chi è disonesto in cose di poco conto è disonesto anche in cose importanti. Se dunque non siete stati fedeli nella ricchezza disonesta, chi vi affiderà quella vera? E se non siete stati fedeli nella ricchezza altrui, chi vi darà la vostra? Nessun servitore può servire due padroni, perché o odierà l'uno e amerà l'altro, oppure si affezionerà l'uno e disprezzerà l'altro. Non potete servire Dio e la ricchezza. I farisei, che erano attaccati al denaro, ascoltavano tutte queste cose e si facevano beffe di lui. Egli disse loro: voi siete quelli che si ritengono giusti davanti agli uomini, ma Dio conosce i vostri cuori. Ciò che tra gli uomini viene esaltato davanti a Dio è cosa abominevole. Amen. Quanto è bello, cari amici, il Vangelo di oggi. Quanto è profondo, quanto è illuminante. Abbiamo visto ieri, che sono i versetti precedenti al brano di oggi, come Gesù stesso ci invita alla scaltrezza, ci invita ad essere figli della luce, che vivono la propria vita con dignità, degne di avere un Padre eterno, misericordioso, e che tutto può. Quindi una vita vissuta con determinazione, con fiducia che Dio è al mio fianco, non mi abbandona e accoglie e ascolta il grido della mia preghiera. Ecco perché ci invita alla fedeltà a Lui, fedeltà ad un cammino spirituale, poiché noi dipendiamo da Dio, veniamo da Dio e andiamo verso Dio. Ecco allora che ci dice: siate fedeli nelle cose piccole. Quante volte le cose piccole rappresentano per noi, ad esempio, la preghiera quotidiana, la mia relazione quotidiana, che non è una piccola cosa. Questa relazione con Dio è una cosa grande, ma che noi possiamo dedicare, scegliamo di dedicare a Lui per un breve tempo, al mattino, poi successivamente durante la giornata. Nella fedeltà, offrire a Dio le nostre mancanze, i nostri dubbi e anche tutte le cose che vanno bene, fratelli e sorelle. Ecco quanto è importante quindi essere attaccati a Dio, legarci a Lui, non alle cose di questo mondo. Il che non significa mollare tutto, ma significa aggrapparsi a Dio. I piedi nostri, certo, calcano il suolo della terra, ma le nostre braccia vanno verso Dio come sacrificio di lode, di gratitudine, di fiducia in questo Dio che è potente, in questo Dio che ha la capacità di trasformare la nostra vita e di convertire il nostro cuore a Lui, un cuore nuovo, un cuore che teme il Signore, come oggi il Salmo 111 ci indica. Beato l'uomo
che teme il Signore e nei Suoi precetti trova grande gioia. Ecco la vita spirituale a cui oggi noi siamo chiamati. Beato colui che ha posto la propria fiducia in Dio, colui che non teme, perché è sicuro il suo cuore, perché ha riposto la fiducia in Dio. E quante volte invece noi che viviamo in situazioni contingenti, concrete, materiali, ci facciamo sopraffare da nervosismi, ansie, angosce, preoccupazioni lecite, noi diciamo scoraggiamenti leciti, ma che devastano la nostra fede, abbattono quella fiducia in Dio provvidente. Facciamo nostre le parole di Paolo: tutto posso in colui che mi dà la forza. Questo non è soltanto lo slogan di oggi, cari amici, è lo slogan di tutta la vita tua, mia, come cristiano. Ecco cosa significa mangiare la parola di Dio. Ecco cosa significa vivere come Maria ha vissuto l'adempimento delle promesse del Signore. E Dio mi ha promesso, attraverso l'Apostolo Paolo ai Filippesi, che tutto io posso in colui che mi dà la forza. E questa espressione indica la presa di coscienza che da solo non sono capace di vivere bene, di andare avanti, perché cado, perché qualcosa sempre mi mancherà. Ma quando confido in Dio, allora sì che posso affrontare ogni situazione, ogni problema. Allora invochiamo il dono dello Spirito Santo nella nostra vita dicendo: vieni Spirito Santo, io ho bisogno di te oggi. Tocca la mia vita, trasforma il mio cuore, guidami alla verità tutta intera, guidami al Padre e guidami alla fiducia, che chi spera nel Signore non rimane mai deluso. Spirito Santo, entra oggi con la tua luce, con la tua speranza, perché io possa aggrapparmi a Dio, aggrapparmi alla Sua parola e alle Sue promesse e camminare con fiducia, con fermezza, con determinazione come un figlio della luce. A te sia sempre, Gesù, l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Allora, tutto posso in colui che mi dà la forza. Proclamiamolo più volte durante la giornata, nella nostra vita. Ve lo ripeto, questo è lo slogan della vita del cristiano. È lo slogan di chi ha sperato in Dio, di chi spera in Lui e sa che non rimarrà deluso, perché a Dio tutto è possibile. Amen. Buona giornata, ci vediamo domani. A presto. Carissimi, vi invitiamo al seminario online sulla preghiera personale, dove vi insegneremo come pregare con la Bibbia, come ascoltare la parola di Dio, come metterla in pratica e portare grande frutto. Da venerdì 27 ottobre per 4 settimane. Iscrivetevi sul nostro sito. Ascolto.